Com'è parlare davanti a così tanta gente? Ma davanti a così tanta gente, tra l'altro molto carica, sono loro che ci danno la spinta, è normale, noi cerchiamo di interpretare quello che è il loro pensiero e oggi il loro pensiero era quello della libertà, di una azione assurda da parte di alcuni magistrati, di una cosa che non ha senso perché uno Stato che libera i delinquenti e negli stessi giorni mette in galera delle persone che vogliono indipendenza fa capire in che Stato viviamo, in uno Stato ormai alla fine, alla frutta e dal quale dobbiamo liberarsi al più presto. Si aspettava così tanta gente? Devo dire che di sì, perché ho sentito, visto sui social network, ma anche in generale persone che continuavano a chiamare per chiederci dov'era la piazza, per chiederci com'era l'organizzazione. È stata organizzata tra l'altro in pochissimi giorni ed è stata una grandissima soddisfazione. La Lega è tornata forte e la Lega adesso farà il vero tanco, nel senso che non ci ferma più nessuno. In Europa cosa diranno di queste aree indipendentiste venete? Oggi c'era qui la TV russa. Questo fa già capire che il lavoro fatto al Parlamento europeo, in Unione Europea, dai nostri rappresentanti è stato un lavoro valido. Ovviamente stiamo lavorando con Marine Le Pen, come molti di voi già sapranno, stiamo lavorando con Strache dell'FPO, stiamo lavorando con i fiamminghi, stiamo lavorando con gli scozzesi, i catalani. Penso che sappiano molto bene che cos'è il Veneto, che cosa vogliono le regioni del nord e penso che ci appoggeranno in tanti e quindi non siamo più da soli. Magari come eravamo qualche tempo fa, siamo assieme a tanti altri popoli che vogliono cambiare anche l'Unione Europea.